Vado davvero nella mia valle, vado a Pessinate dove ci sono solo 20 abitanti e dove abita in Val Borbera Fabrizio Rebollini. Vedi? Caro Fabrizio, guarda che si scontra con la zia Cri. Ti abbiamo visto nella prima puntata, adesso piano piano bene. La nostra famiglia si restringe e diventiamo noi, così ci conosciamo tutti bene. Allora Fabrizio, prima cosa, già lui vedi, sì, no, tu la testa a pedalare, ci ha raccontato, lui vive appunto nella Val Borbera, che è proprio questa valle di cui il bosco vedi fa parte, vedete il bosco, eccolo qui, dal vivo, io ricordo sempre che queste sono immagini dal vivo. E cosa ci fai adesso? Facciamo una guancia brasata. Una guancia brasata, la guancia di che cosa? Di manzo, scusami. La guancia di manzo brasata. Una guancia di manzo brasata, sì, al vino rosso con una polenta 8 file praticamente, che è la varietà di della polenta fatta espressa. Allora, abbiamo conosciuto Fabrizio, un po' lui è il Cenerentolo, come l'abbiamo definito, perché vive con la sua mamma Marisa, giusto, tua sorella Serena, che gli danno ancora la paghetta. In più c'ha una compagna da tanti anni, sì. E c'è però un figlio maschio, sì, Paolo. Meno male, almeno un maschio, no? Sì, almeno, perché sennò uno... Sennò era un... Senti, cosa ti hanno detto dopo la puntata, la tua... No, è stata molto carina. Cioè, sono stati carini? Sì. Poi, non sai, sono stati noi... critici come... No, hanno detto che aspettavano di peggio, siccome hanno poca fiducia in me, no? Hai poca fiducia in te, vabbè, dai. E no, senti, i tuoi clienti abituali del ristorante cosa ti hanno detto? Gli abitanti di Pessinate? No, gli abitanti sono contenti perché, cioè, voglio dire, una rappresentanza... Poi ne parliamo, no? Sì, no. Ma hai mai fatto una cena per tutti i 20 abitanti? Sì, una volta si faceva la cena tutti insieme, poi è un'abitudine che abbiamo perso tutti gli anni, facevamo una cena tutti insieme, tutto il paese, era molto carino. Perché... Allora, iniziamo dall'inizio, cioè, sedano, carote e cipolle, dove sedano, carote e cipolla, però inizio subito a tostare la carne, veramente. Tostiamo la carne. Dai. Inizio con la carne, un filo d'olio... Quindi la guancia del manzo. Sì, la guancia di manzo. Proprio un filo appena, perché la carne deve tostare un pochettino, deve prendere colore. Ok, l'hai già scaldata, la padella era già calda. Mettiamo giù. Mettiamo la nostra guancia. Ok, faccio una dadolata di verdura, adesso direi che basta. Verdura, assolutamente. Il resto la metto a parte. Il resto della verdura, ok. E dove la mettiamo questa verdura? La mettiamo insieme alla carne. Ah, ok. Ok. E quindi facciamo rosolare la carne e poi ci mettiamo su. Sì, tutta la mentre verdura. Facciamo la polenta? Facciamo la polenta intanto. Dato che la carne è rosola, noi occupiamoci della polenta. Prima ho detto polenta a 4 fili, quindi una bella 8 file. 8 file, si chiama 8 file perché ha 8 file sulla pannocchia. Ah. Praticamente ha 8 file, è una pannocchia molto piccola, quindi. Quando bolle l'acqua? Quando bolle l'acqua. Metti acqua e sale. Sì, o un pochettino di sale. Sì, un pochettino di sale. Appena bolle noi buttiamo a pioggia la polenta. Sì. Fulvio, anche questa è roba tua, Sì. La polenta è roba tua. Pensa che quel mais viene chiamato 8 file, appunto per le 8 file di chicchi sulla pannocchia, o mais del re. Perché era il mais che Re Vittorio Emanuele si faceva seminare apposta per farsi la polenta. Quindi è un mais molto antico ed è molto interessante perché è molto vitreo. Quindi ha tanta parte vetrosa, bisogna fare delle lunghe cotture, ma ha un'esplosione di sapori. Perfetto, e qua ha molta cottura naturalmente perché insomma una polenta che ha bisogno di... Che percentuale di acqua e di polenta bisogna mettere? Che io non mi ricordo mai, ogni volta che o chiamo Fulvio, o chiamo la mia amica Namoroni, o chiamo la zia Cri adesso, cioè perché io non so mai quanta acqua e quanta farina devo mettere. Io ho la ricetta di mio nonno Felice, il grande Beppe Bigazzi, che è 1 a 5. Quindi, 1 a 5. Una parte di farina e 5 parti di acqua, naturalmente. Però Fabrizio, poi ognuno ha la sua. Io metto un po' meno acqua. Eccola, cioè, sì. Metto 4. Lei ha 4, 1 a 4. 1 a 4. Dipende dalla macinatura, esatto. Sì, però sì. Siccome lo diceva Beppe Bigazzi, per me è 1 a 5. E ne approfitto anche per ricordare quel grand'uomo di Beppe Bigazzi che davvero è stata una pietra miliare per la cucina e un antesignano di quello di cui adesso si parla, è vero Fulvio? È vero. Adesso si riempiono tutti la bocca di come si hanno scoperto l'acqua calda. Lui negli anni 90, ed era considerato strano, parlava già di sostenibilità, di tutte queste cose di cui si parla oggi. Allora, il nostro guanciale, vedete, mettiamo la verdura. Adesso abbiamo tostato, con le verdure. Ok.
questo facciamo vedere naturalmente i passaggi. Guarda, abbiamo il carrello dietro proprio per questo, è proprio per appoggiare. Allora, perché tutte le volte vado a cucinare qualcuno mi dice che sono disordinato. Sei disordinato, allora fai casino. Dopo tua mamma ti bacchetta e tua sorella. Tua sorella è più ordinata, perché tua sorella è in cucina con lui, è più ordinata di te? Vabbè, d'altronde è così. Okay. A che punto mettiamo il vino e che tipo di vino? Facciamo tostare un po' le verdure appena, non tanto. Una Barbera un po' vecchia, anche se è un vino un po' andato così, nel senso che ha perso un po' di acidità, darà complessità alla guancia. E quindi una Barbera un po' vecchia. Esatto. Nel mentre aggiungiamo due erbe aromatiche. Dicevamo che poi Fabrizio è proprio il classico ragazzo che dal paesino di montagna prendeva varie corriere, eccetera, per arrivare poi a studiare a Genova. Ed è proprio l'esempio di quella provincia di cui parlo io, no? Poi insomma adesso ha un bel ristorante, sei contento? Sì, abbastanza. Sì. Che cosa vorresti cambiare? Vorresti strozzare le sorelle? Sì, chiamate mia sorella. Vabbè, è giusto, capito. È un mondo di donne. Dei 20 abitanti di Pessinate, quante sono donne e quanti uomini più o meno, hai idea? Perché siccome sono tutti anziani, e per statistica... Le donne vivono di più, sono più donne. Sono tutte donne praticamente. Sono tutte donne. Qualche povero uomo come me... C'è. Allora, questo quanto deve andare, Fabrizio? Deve cuocere un bel po'. E tu l'hai messo... qualche ora, perché praticamente a questa parte... interna gelatinosa che deve sciogliersi, questa parte di tessuto connettivo che deve sciogliersi e andare a ingrassare, diciamo, la preparazione. Ma sul fuoco o anche nel forno? No, anche nel forno, anche nel forno, se sia una pentola così in terracotta, cioè in ghisa, o in terracotta, ma in ghisa è meglio. Si può mettere col coperchio, perché il brasato va sempre fatto coperto. Questo è importante. Cioè va sempre fatto coperto perché è una cottura in umido, quindi deve cuocere in un ambiente umido. Rimanere lì il vapore. Cuocere in un ambiente umido. Questo quanto cotto? Possiamo farlo vedere? Quello lì, diciamo, portato qua. Poi quanto si cotto? Trasferisce in una pentola così in terracotta. E ha cotto circa 3 ore, 3-4 ore. Dipende un po'. Devo dire che quando faccio cuocere le guance, non riesce ad avere una misura precisa della cottura. Quindi magari... mentre cuociono controllo la morbidezza della guancia, perché quando è cotta, non è che deve cuocere, se cuoce di più è meglio, cioè quando è cotta, se no si sfibra la carne, quindi bisogna fermarla. La morbidezza è una questione anche di tatto e di... Sì, di tatto, sì, e da una bestia all'altra, utilizzando delle bestie agricole, magari solo dal fatto che una è più vecchia, una è più giovane, così hanno cotture diverse. Bisogna controllare un po' la cottura col tatto, però appunto. Cioè... Esatto, quando è morbida è pronta. Senti, che fine hanno fatto le verdurine lì intorno? Le abbiamo passate. Ecco, passate e frullate. Sì, le abbiamo passate veramente con un passaverdura per evitare che qualcuna resti intera, ci sta, no? Cioè, ci sta che comunque. Ok? Va bene. La nostra polenta sta andando. La polenta sta andando, ok? Polenta sta andando. Anche questa ci vorrà. Quanto ci vorrà, Fulvio? Un'oretta per fare sta polenta? Anche un po' di più. Cioè gli 8 fili hanno la caratteristica che, come tutte le cose, hanno bisogno di cottura. Più cuoce la polenta e più viene dolce e amabile. Quindi più la facciamo cuocere, meglio è. Esatto. Più cuoce, più dolce. Quindi se anche la fai cuocere un po' di più, non succede niente. Non scuoce il mais, assolutamente no. Il mais non scuoce, ma pensa a questa... Ma voi lo sapevate? Questa per me è una notizia, cioè la polenta non scuoce mai. Non si sbaglia mai. La polenta, quella integrale con tutte le parti. Certo, quella noi parliamo di quella 8 fili. Parliamo di quella... Io conoscevo solo il cashmere 8 fili, invece c'è anche la polenta. Sì. È vero o no? Ecco, va bene. Senti, invece nell'altra pentola cosa c'è, Fabrizio? No, ho messo un po' di brodo perché... Ecco, allora, facciamolo vedere il brodo, perché il brodo serve sempre. Sì, infatti. Cioè la prima cosa che in teoria un cuoco mette su, anche tu quando accendi fuoco in cucina, è il brodo. Sì, infatti magari a volte, no, quando dai delle ricette che dici bagnare col brodo, perché in cucina è normale avere il brodo, cioè hai sempre un brodo in cucina. Tu hai un metodo per fare il brodo? Qual è il tuo brodo ideale? No, diciamo che dipende un po' da quello che fai, perché bisogna stare un po' attenti al colore. Magari fai un risotto, devi stare attento al colore del brodo, cioè perché magari hai un... Cioè perché normalmente ci metto la pelle della cipolla, però se poi lo usi per un risotto rischi che ti altera troppo il colore. Perché diventa rossa. Che ti altera troppo il colore, quindi... E per questo brasato, ad esempio, che cosa... No, qua ho fatto un brodo vegetale, tanto il brasato è bello
bello saporito di suo. Quindi all'inizio lo bagno con tanto vino, poi adesso vabbè, uso una padella, almeno si vede rispetto, certo, a una cocotte che magari fai fatica a vedere un po' la preparazione. È importante che quando fai un brasato, perché poi la guancia è un pezzo da far brasato, cioè proprio è una cottura che o la fai bollita o la fai brasata, cioè questa qua è la cottura della guancia, tradizionale diciamo. Però ci sono altri pezzi, fare un sottopaletta, puoi usare uno stinco da far brasato, quindi non è detto che, anche perché dalle nostre parti, dove magari vedo un macellaio che non è che ammazza tutte le vecchie, cioè non è che arrivi là e dici dammi 50 guance, 50 guance. Assolutamente. Cioè, quindi devi cercare di selezionare i pezzi che puoi utilizzare. Quindi forse a volte... Poi con un grande rispetto anche dell'animale. Sì, no, è vero, è vero. Questo infatti... è assolutamente importante, vero Alfio, perché tu lo sai benissimo. E quindi insomma, anche come diceva il buon Beppe Bigazzi, gli animali devono vivere felici e devono vivere bene, perché appunto è molto importante questo. Allora, tra poco impiattiamo, vero? Perché ci siamo. Sì, dai. Dopo la reclame. Eccoci qui, guancia di manzo brasata al Barbera, della Val Borbera, stavo il gioco di parole, con Fabrizio Rebollini. Stiamo impiattando la famosa polenta di mais a 8 fili, naturalmente noi non abbiamo avuto un'ora di tempo, ma l'avevamo già pronta, quindi mettiamo questa bellissima polenta. E ho scoperto finalmente che la polenta di mais più cuoce più diventa dolce, ha detto Fulvio Marino, quindi io gli credo. Quindi non abbiate paura a far cuocere e stracuocere la polenta. Poi prendiamo il nostro brasato che ha cotto circa 3 ore, anche sul fuoco, con tutte le verdurine che abbiamo passato e con questo bel Barbera che l'ha reso, come dire, questo bel colore. Perché poi l'arrosto con i vini sono meravigliosi. Sì, è vero, guarda che bello. Guarda che bello, poi che venatura che ha la guancia. Vedi quello che dicevo prima, che non deve sfibrarsi la carne, cioè... il tessuto connettivo deve sciogliersi e ingrassare la carne e dargli questa gelatina, però non deve... E poi un po' di pucino sopra. Vedete che bella questa casa, siamo passati dalle ricette della cuoca selvatica con delle radici, alla carne, alla polenta, tra un po' passeremo al gelato, poi ai panini, poi al pane, ce n'è di tutto di più, ce n'è per tutti i gusti, davvero. Soltanto due verdure. Mettiamoci due verdurine che danno un po' di colore, che sono gli danno anche belle. Un po' di freschezza. Che bravo, un po' di freschezza. E questo è il piatto del nostro Fabrizio Rebollini. Guarda che tutto appessinate lì a guardarti, eh. Speriamo. 20 persone. Scusami, pronto? 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 Pronto, chi parla? Sono Marisa, la mamma di Fabrizio. Guardala, eccola Marisa. Ciao Marisa, come stai? Bene, grazie, te? Senti, allora, tuo figlio ha fatto questo guanciale al Barbera molto bene. Devi dirgli qualcosa? Sei contenta? Sei soddisfatta di lui? Sì, sono soddisfatta, ma oggi mica tanto, perché c'è da lavorare a casa e lui non arriva. Hai capito? Se gli hai già dato la paghetta, Marisa, o no oggi? No. E volevo anche dirle che se non si sbriga a venire a casa a lavorare stasera, di paghetta questa settimana non ne prende. Hai capito? Hai capito? La tua mamma è meravigliosa. L'ho detto. Senti, ma Serena è lì, almeno la sorella c'è, no? Che ti può dare una mano, intanto che lui non c'è. Sì, c'è, ma però serve anche lui. Altrimenti paghetta ne esce solo uno questa settimana, non due. Hai capito? Hai capito? Va bene, comunque bravissimo Fabrizio. Grazie Marisa, te lo rimandiamo subito. Adesso finiamo la puntata e arriva a casa. Ciao! Che forte! Finalmente abbiamo conosciuto la tua mamma, abbiamo detto Cenerente, una bella sorpresa, eh? E perché in questa casa, vedi, attraverso poi il televisore entra chiunque, perché una volta sai magari dovevi venire, invece così, tac, ormai ci siamo abituati a questi collegamenti e uno apre il telefono e si collega con tutto il mondo. Mi piacerebbe anche andare a conoscere gli italiani che vivono nel mondo e chissà cosa stanno facendo, compatibilmente naturalmente al fuso orario. Grazie, grazie Fabrizio Cenerentolo.